Bene, allora procediamo con l'oggetto numero 158. Riguarda l'interrogante consigliere De Vincenzi, che è in aula, poi Morroni, che è in aula, Mancini e Squarta, che non sono in aula in questo momento. Chiarimenti da parte della Presidente e della Giunta regionale sullo scontro istituzionale tra Regioni e Prefettura di Perugia in merito al protocollo d'intesa contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi interroganti li ho citati prima, risponde il Presidente della Regione Marini. Grazie. Buongiorno Presidente, il tema è già tutto introdotto praticamente nel titolo che ha letto il Vicepresidente Vicario. Sostanzialmente, per riassumere, possiamo dire che questa Regione ha necessità di un ricompattamento della popolazione, e questo ce lo dicemmo già quando lei, Presidente, illustrò le linee guida, il programma di legislazione. Quindi parliamo fine luglio 2015. E le ricordai anche in quell'occasione, io personalmente, che andavo a governare sostanzialmente a fronte di un astensionismo del 50% degli aventi diritto al voto, soltanto con il 23% della popolazione umbra. E dietro questa richiesta di garantire maggiore coesione possibile, la risposta è stata quella di mettere in campo una legge, la legge 3 del 2017, che ha fortemente diviso l'opinione pubblica, nonostante il tentativo di mediare su tutta una serie di temi. E su questo abbiamo incontrato una forte resistenza che poi ha portato all'epilogo finale che non ci saremmo aspettati, uno scontro istituzionale. Questo si è dato nonostante che fosse già attivo un protocollo di intesa fra varie associazioni, comprese anche quelle delle associazioni LGBT, ma anche quelle delle associazioni familiari, ma anche l'Università, per esempio, di Perugia. Si è voluto andare avanti con un ulteriore protocollo che è andata in violazione anche della legge 3, laddove appunto si pretende di introdurre una serie di attività da svolgere anche con gli studenti. Ora, visto il clima... Scusi, se richiamo un attimo... Per cortesia, un attimo di silenzio. Grazie. Visto il clima che si è venuto a creare, e ritenendo assai grave la situazione, sui giornali abbiamo letto tutti protocollo disertato, gender quasi nessuno firma, accordo gay, l'Umbria si spacca, la Presidente ignora la protesta, lei ha voluto andare avanti a tutti i costi. Allora, adesso le chiediamo anche un attimino per capire come intende procedere, visto lo strappo istituzionale importante con la Prefettura di Perugia, ma anche con diversi comuni della capofila delle zone sociali, ma anche la stessa Università degli Studi di Perugia, l'Ufficio Scolastico Regionale, con i quali peraltro ha siglato anche un progetto di ricerca proprio sulla questione delle discriminazioni. Come si mettono tutte queste questioni? Allora, di questo le chiediamo conto, visto che questa Regione non aveva bisogno anche di uno scontro istituzionale. Grazie. Presidente Marini. In realtà mi sfugge il contenuto dell'interrogazione, perché non capisco qual è lo scontro istituzionale, mi sfugge totalmente, a meno che adesso il Corriere dell'Umbria e Begis siano gli autori e gli interpreti della legge in questa Regione. La Giunta regionale ha fatto un protocollo di intesa, che vorrei sottolineare: protocolli di intesa si possono fare anche in assenza di legge, tanto che negli anni abbiamo fatto tantissimi protocolli d'intesa, tipo quello sul bullismo, che non è normato da nessuna legge regionale e neppure da leggi nazionali, se non di codice penale. Quindi
Fatta questa premessa, che protocollo di intesa impegnano ciascun soggetto a realizzare gli obiettivi nel momento in cui lo sottoscrive, punto. Quindi eventualmente chi non sottoscrive non partecipa al raggiungimento di quegli obiettivi. Chi sottoscrive si impegna per la sua parte a raggiungere quegli obiettivi. Nel merito, non solo siamo convinti dell'opportunità di una legge regionale come quella, la numero 3, che abbiamo approvato, che è in vigore da un anno, è una legge peraltro che è passata al vaglio di costituzionalità, che è in vigore, quindi che non ha nessun elemento di violazione né di norme costituzionali né di altre leggi dello Stato, né abbiamo invaso le competenze che non sono quelle della Regione, ed è in vigore da un anno. All'interno di quell'attività la Regione, in maniera molto seria, affronta una serie di tematiche, tra cui il tema della discriminazione, sì, soprattutto il tema sui più giovani del bullismo, visto che tra qualche giorno siamo stati chiamati, diremo la nostra, come Regione, proprio dal prefetto di Perugia, a parlare di bullismo. Andremo a parlare di bullismo anche con i dati, perché il bullismo è principalmente sessista. Se uno va a guardare i dati reali e non si fa nascondere dietro le ideologie, ma li affronta, tutti gli episodi di bullismo sulle ragazzine sono quasi sempre di sessismo e sui ragazzini spesso sono di discriminazione omofoba e sessista. Questi sono i dati che ci vengono consegnati proprio dalle autorità che sono preposte alla vigilanza, al controllo, ma anche alla prevenzione, viva Dio, anche alla prevenzione. Secondo tema, la lettera che mi ha inviato il prefetto, che non costituisce, è solo una lettera interlocutoria, che parte da una interrogazione del senatore Pillon, legittimo, è uno dei tanti, è uno dei 315 senatori della Repubblica Italiana, dove fa una sua interpretazione e che il prefetto ha ritenuto di inviarmi e a quale noi abbiamo risposto nel merito giuridico, a cui la prefettura non ha dato nessun'altra obiezione di sorta alla risposta della Regione. Quindi archiviamo il tema scontro, perché non esiste nessuno scontro. Il prefetto ha scritto una cosa, la Regione gli ha risposto, i singoli soggetti valutano se sottoscrivere o no. Sui comuni farei attenzione, perché i comuni capofila non agiscono come singole amministrazioni comunali. Per esempio, oggi l'ambito sociale della zona 1 della zona di Perugia, dove il comune capofila è Perugia, stanno scrivendo gli altri comuni, in quanto il comune di Perugia agisce come capofila, quindi avrebbe dovuto convocare la riunione di zona, sottoporre eventualmente a tutti i sindaci della zona sociale il protocollo e valutare, fermo restando che i comuni, quindi c'è un tema addirittura all'interno delle zone sociali, in quanto i capofila non potevano agire solo a titolo individuale, ma dovevano agire anche per conto di tutte le altre amministrazioni di cui fanno parte, al pari di tutte le altre politiche sociali e socioassistenziali che gli derivano dalla norma regionale. Ma dato che è un progetto proprio per collaborare alla diffusione di una cultura che dovrebbe essere patrimonio dell'umanità, quella di lottare contro le discriminazioni, contro la violazione dei diritti fondamentali, contro le minacce e l'abuso che viene fatto in nome dell'orientamento sessuale, dovrebbe essere compito di tutte le istituzioni, di quelle scolastiche, quelle universitarie, dei comuni, delle regioni. Come sempre accade, dato che questo è un tema che qualcun altro, non io, credo l'oggetto dell'interrogazione del senatore Pillon mi pare evidente, quello di creare un caso, mi permetto di dire che la trappola più che io l'ha fatta qualcun altro eventualmente ad altre autorità, non la sottoscritta, perché il nostro protocollo, vorrei anche ricordare che il Ministero degli Interni aveva già dato il nulla osta nel gennaio del 2018 nella struttura tecnica, cosa che abbiamo trasmesso e che ci era pervenuta, recependo anche osservazioni che il precedente prefetto aveva fatto all'amministrazione regionale e che avevamo raccolto. Quindi addirittura l'interlocuzione è stata ampiamente e totalmente collaborativa. Se poi il tema è politico, quello politico rimane legittimo, ma è un altro terreno, non è il terreno del protocollo. Il protocollo
viene attuato dai soggetti che hanno sottoscritto, ci sono i comuni, c'è l'università per gli stranieri, ci sono le aziende sanitarie, che peraltro sono quelli che vengono chiamati, diciamo, ci sono tutti coloro che, guarda caso, quando si determinano fenomeni gravi, gravi e gravissimi, perché nel nostro paese sono accadute tragedie su questo argomento, tragedie su cui forse l'attenzione delle istituzioni dovrebbe essere totale, inizieremo con i soggetti che intendono partecipare ad un progetto che si rivolge a tutta la platea. Vorrei anche ricordare che gli studenti non è che sono tali solo quando frequentano le aule scolastiche e l'orario scolastico, peraltro in un protocollo d'intesa solo il soggetto preposto, ufficio scolastico, anzi aggiungo io le singole direzioni scolastiche, perché chi decide realmente sui progetti formativi all'interno delle scuole sono i dirigenti scolastici nella loro autonomia e gli organi di governo della scuola, non è né il MIUR né l'ufficio scolastico regionale da solo che interviene, ma interviene anche un terzo soggetto che è l'autonomia scolastica, tanto che per altri protocolli abbiamo scuole che li attuano e scuole che non li attuano, proprio perché vi è anche quel livello. Ma gli studenti sono tali non solo dentro le istituzioni scolastiche, i ragazzi rimangono ragazzi anche quando escono da scuola, quando frequentano i momenti sociali, momenti culturali. Quindi il protocollo è un protocollo operativo con tutti i comuni, con tutti i soggetti che lo hanno voluto sottoscrivere e che lo attueranno. Sarà un protocollo pionieristico. Io capisco che su questa legge si fa molta ideologia e molta propaganda, noi con molto pragmatismo andiamo avanti, salvo non stare dalla parte di quelle istituzioni che non vogliono fare nulla e poi magari diventano soloni e lacrime di coccodrillo quando abbiamo episodi gravissimi. A me bastano i ringraziamenti che sono giunti dai genitori di molti ragazzi. Li considero già sufficienti per aver fatto fare un piccolo passo in avanti. Non ho risposto a nessuna polemica. Gli atti sono corretti, tanto che il prefetto ha scritto che soprassedeva alla firma. Non esiste diffida, non esiste illegittimità, che non è neanche una diciamo un istituto giuridico previsto nel caso specifico, perché non abbiamo abusato di nessun potere che non fosse quello precipuo anche dell'indirizzo politico e dell'indirizzo di governo. Quindi io l'affronto con molta tranquillità e con molta serenità e lascio ad altri la propaganda politica che mi è sembrata estrema, basta vedere chi ha seguito sui giornali politicamente questa vicenda. Alcuni che fanno propaganda politica, mi dispiace, parlamentari e consiglieri regionali, grazie. Ah, voglio anche che la Presidenza del Consiglio è stata interessata della questione e ha risposto il titolare dell'ufficio contro le discriminazioni, ritenendo legittimo, vorrei aggiungere, il protocollo che la Regione ha fatto, grazie. Risponde il consigliere De Vincenzi per una replica. Ma come spesso capita quando i temi si fanno un po' complicati, la Presidente glissa e fa finta di niente. Mi dispiace molto perché non è il modo di trattare gli umbri, soprattutto non è il modo di trattare tanti genitori e tante famiglie di fronte a questo tema. Io stesso le feci un'interrogazione il 23 gennaio scorso, ricordandole che era necessario garantire il pluralismo della rappresentanza delle associazioni all'interno del protocollo stesso e dell'osservatorio, e lei in quest'aula esattamente confermò la necessità di rispettare questo pluralismo. Il dato di fatto è che si è voluto dare corso a un nuovo protocollo senza tenere conto quello già in essere del 2014 che tratta gli stessi temi, e si è voluta, a ragione o a torto, ma secondo noi a torto, eliminare completamente la rappresentanza. Presidente, sto parlando con lei, se mi può ascoltare per favore. No, vabbè, io sto però, parlando consigliere anche De Vincenzi, però allora mi ascolta, consigliere non De Vincenzi, parla con l'assessore vicino. Consigliere De Vincenzi, lei parla. Allora, questa risponda, è l'educazione che ha la Presidente, risponda, quando si parlano dei temi che non vuole consigliere sentire. Consigliere De Vincenzi, lei deve solo replicare. Allora io ho scritto una PEC, ma manco ha risposto alla PEC. Lei può solo replicare. Lei è la Presidente.
Presidente, consigliere, non risponde alle becche. Che modo di fare è? Ma come si permette? Consigliere De Vincenzi, la smetta, non è questo il modo di comportarsi. Questo è il modo di non fare del Presidente. Basta. Con tutti gli umbri. Grazie, finito così finito. La replica. Basta. Termina la replica in questo momento.